Raga, figata, eh. Questa veramente è top. Non sono mai stato in questa sezione dello stadio. Questa volta è il caso di dire buonasera, perché una delle uniche volte, una delle poche volte che iniziamo il vlog di sera. È venerdì, è appena uscito il vlog 36, ma iniziamo già a filmare il vlog 37. Sono in centro, sono in ritardissimo, mi sta aspettando Gianluigi, Ballarani, e poi incontriamo Marika e andiamo a cena. Quindi almeno vi faccio vedere Londra anche un po' di notte, no? Il tema di questo episodio del vlog sarà... non lo so, ve lo so dire più tardi perché ancora non ci ho minimamente pensato. Anche di notte è bella uguale, ragazzi. Stiamo arrivando a Trafalgar Square. Gianluigi l'avete visto in qualche episodio, sono andato anche io a Roma a vedere il suo evento Creare Clienti. Gianluigi lavora nel marketing, ci siamo conosciuti grazie al vlog qualche mese fa. Ogni tanto ci vediamo per parlare di lavoro, anche solo per mangiare assieme, a dir la verità. Non so se si vede, ma lì c'è il Big Ben. Guarda chi c'è. Sta a posto. Raga, Piccadilly, torniamo per quando accendono lo schermo. Raga, non so se state già seguendo il vlog di Gianluigi. Se non lo state facendo, seguitelo. Vi metto il link qua sotto. Qua non possono fare lo swipe up, però metto il link. Stiamo cercando un locale dove andare a mangiare con Gianlu, però non abbiamo considerato che è venerdì sera. Siamo a Londra, sono abituato a Pelau. Tutto bene? Forse ha visto la telecamera, pensava che stessi filmando lui. Vabbè, niente, non abbiamo considerato che è venerdì sera. Speriamo di trovare posto, speriamo di mangiare. Gianlu. Ci vediamo, Gianlu. Ciao! Ciao. Sabato mattina, dovevo vedere Gianlu, era un po' che non ci vedevamo. Dovevo filmare di più, dovevo intervistarlo un po' per chiedergli un po' di cose, perché soprattutto sul marketing può essere molto utile anche per voi. Però abbiamo iniziato a parlare di lavoro e alla fine non ho vloggato tanto. Comunque è sabato mattina, sto andando da Michele, dal fisioterapista, perché come sapete devo rimettermi a posto il ginocchio. Oggi però dovrebbe essere interessante perché arriva mia madre col compagno da Birmingham e stanno con noi per la giornata, perché gli ho fatto un regalo. Voglio portare a vedere Crystal Palace Chelsea in tribuna VIP. Quindi sarà interessante, vi porto allo stadio. Non so se faranno entrare questo mostro come al solito, perché anche l'altra volta non me l'hanno fatto entrare, però io ci riprovo. E niente, andiamo da Michele. Penso che Michele prima o poi mi manderà a quel paese. Possibile che sono sempre in ritardo, raga, non vedo l'ora di vedere la partita. Molto molto tosta per il Crystal Palace. Ne stiamo vincendo una. Scusa il ritardo. Lo ripeto, Michele non mi paga, però raga, anzi pago io naturalmente per fare la terapia, però un mago, cioè mi rimette a posto, anche la schiena mi ha rimesso a posto. Secondo te può essere la... come mantengo sempre la telecamera? Può essere, sì. Anche perché quella pesa. Raga, non posso più fare vlog, mi si era contratta tutta la spalla perché mantengo sempre. Oh, così sempre. Ciao. Grazie, ciao, ciao. Che mi hai rimesso a posto. Ciao. Ok, andiamo allo stadio. Raga, Crystal Palace Chelsea, da qui arrivano i giocatori. Oggi è diverso perché abbiamo per la prima volta un pacchetto speciale per questa partita. Ci danno da mangiare, da bere tutta la partita, siamo sul balconcino. Speriamo solo che il Crystal Palace riesca a vincere o almeno a segnare, perché ultimamente stiamo andando male male. Contro il Chelsea poi di Conte è tosta. Però... Questa veramente è top. Non sono mai stato in questa sezione dello stadio, però è top. Vi faccio vedere dove siamo. Vi faccio vedere qua, abbiamo le poltroncine, i box.
grazie a Traslo, un bambino contento ogni volta che vengo allo stadio. Raga, per chi ha appena iniziato a seguire il vlog, mi chiedete spesso cosa facciamo. Facciamo traslochi in tutta Europa con la Traslo Service, quindi collaboriamo con i calciatori, con le squadre di calcio. E quindi abbiamo un contratto particolare con il Crystal Palace, per quello oggi siamo qua a vedere Crystal Palace Chelsea. Adesso stanno entrando, quindi andiamo a vedere. Crystal Palace si tratta bene, raga, per ora 2-1 e tra il primo e il secondo tempo fanno ingrassare però. Sì, raga, 2-1 a Chelsea, si inizia a vincere, raga, dai e Crystal. Buongiorno raga, è domenica e a parte i miei capelli, vabbè sorvoliamo, ancora strafelice della giornata di ieri. Come sapete uso il vlog anche un po' per parlare con voi, per sfogarmi, il mio confessionale diciamo. E niente, volevo condividere, condivido un po' tutto ormai con voi e volevo condividere anche questo momento dove domenica sono sul divano e guardo gli highlights della Premier League, vedo il cartellone Traslo e sono contento. E lo so raga che vi rompo le palle eccetera, però non so, fa ancora un effetto strano. Vi faccio vedere giusto qua, stavo guardando gli highlights. Fabregas che vuole battere vicino a Traslo Service. Come sapete voglio che questo vlog, a parte documentare il mio viaggio, sia anche un modo per aiutare chi mi segue, per crescere tutti assieme. Quindi domani volevo parlare di un tema che magari vi può essere utile. E il tema è praticamente le 5 cose da non fare quando si fa un CV. Naturalmente è molto soggettivo perché è il mio vlog, ma è molto soggettivo anche perché è ciò che io magari ho imparato durante il tempo. Ho imparato facendo in passato diversi colloqui e ho imparato magari guardando i CV che mi inviano per lavorare alla Traslo, quali mi colpiscono, quali meno. Lunedì siamo all'ufficio a Traslo, un po' di cose da fare e poi vi parlo del tema centrale di questo vlog. Quando parlano tutti al telefono è un casino qua. Ok raga, è stato un weekend abbastanza impegnativo, però volevo comunque trovare il tempo per parlarvi di qualcosa di utile. Ricevo tantissime domande e come al solito vi ringrazio. Una delle domande più ricorrenti tratta del curriculum, della scrittura di un curriculum, di un CV. E siccome la domanda sul CV è abbastanza ricorrente e siccome, come sapete, voglio anche cercare di dare il più possibile, di dare più informazioni possibile, almeno dal mio punto di vista, a chi segue il vlog, dirvi come fare un CV è abbastanza lunga, come cose è abbastanza strutturato, ci vorrebbero 8 ore di episodio, però posso magari aiutarvi dicendovi i 5 errori da non fare quando si fa un CV. E alcuni sono banali, alcuni sono comuni, altri meno, però ci tenevo appunto a cercare di almeno aiutarvi in questo modo. Partiamo dalla posizione numero 5: non fate 18 pagine di curriculum. Raga, non serve a nulla, non dovete scrivere vita, morte, miracoli nel curriculum, anzi l'obiettivo del curriculum non è trovare lavoro, ma solamente darvi l'accesso al colloquio, a poter fare il colloquio, e poi nel colloquio si deve cercare di avere un'offerta di lavoro. Quindi non fate 18 pagine, per me, per quanto mi riguarda, massimo 2 pagine è il numero ideale. Numero 4, abbastanza ovvio ma importante, non fate errori ortografici e rivedete il curriculum, fatelo leggere a qualcuno perché sono molto comuni gli errori, quindi non fate errori ortografici o errori di nessun tipo, insomma. Al numero 3 io personalmente metto: non mischiate tutto, non fate un curriculum con tantissime esperienze, con esperienze di ogni genere. Se state applicando per un posto da ingegnere o per un posto in banca, non mettete che avete fatto 3 anni di cameriere, non mettete che avete fatto 2 anni in agricoltura, oppure il contrario. Se state applicando da cameriere, non scrivete che avete una laurea in ingegneria. Spesso si devono anche omettere delle cose perché magari non ve lo consigliano, non ve lo dicono, ma questa è la realtà. Altrimenti un ristorante
ristorante e dice: questo in realtà sta cercando un posto da ingegnere, appena può mi lascerà. Fate un curriculum specifico per il posto di lavoro per cui state applicando. È importante che il curriculum sia specifico e che non fate un miscuglio. Quindi il consiglio è anche di non fare un curriculum unico per tutti i posti di lavoro per cui applicate, ma di, possibilmente di farne uno sempre specifico in base a quella che è l'offerta di lavoro, insomma. Al numero 2 metto una cosa meno ovvia: non fate un CV senza una pagina LinkedIn. Ormai LinkedIn, soprattutto qua in UK e in Europa, è fondamentale. Quindi assicuratevi di sì fare il classico CV, ma ormai il CV moderno è anche su LinkedIn. Assicuratevi che le due cose combacino. Dunque, una delle prime cose che molti fanno quando inviate il CV è andare a cercare il vostro CV online, il vostro CV su LinkedIn. In Italia forse non è molto usato, vi assicuro che in Europa è veramente veramente usato, è veramente importante. Quindi se non l'avete ancora fatto, fatevi assolutamente LinkedIn. Magari farò anche un episodio sul vlog su questo. Al primo posto metto: basta con il formato europeo. Non fate l'errore di fare il formato europeo. Qua cestinano la maggior parte dei curriculum in formato europeo. Ok, magari qualcuno scriverà: io ho fatto il formato europeo e mi prendono. Però perché dovete abbassare le percentuali di possibilità di essere chiamati per un colloquio quando molti sanno che il formato europeo non viene preso in considerazione e non piace più a nessuno? E voi mi chiederete: quindi che formato faccio? Fate un formato diverso, che sia possibilmente pulito, elegante, però dovete anche distinguervi da tutti gli altri. Quindi in base al lavoro per cui state applicando, modificate un po' il curriculum, modificate anche un po' la forma. Detto ciò, come al solito io non voglio insegnarvi niente, ma è solamente il mio vlog e ho solamente voglia di dare più informazioni possibili e un aiuto a chi appunto segue il vlog. Detto ciò, è venerdì, quindi divertitevi, uscite con gli amici, non bevete troppo, fate quello che volete come al solito. E raga, ricordatevi di condividere, taggare, iscrivervi al canale YouTube. Noi ci vediamo venerdì prossimo e buona...